oggi voglio dire la mia sul coronavirus. Per farlo però ho deciso di uscire dal coro delle voci di queste settimane e guardare l'emergenza sanitaria da osservatore. Provare a rispondere alla domanda che ci facciamo un po' tutti in questi tempi. Perché il coronavirus fa tanta paura mentre altri pericoli ben più letali ne creano meno? Per rispondere voglio parlare di percezione del rischio e mettere a confronto questo benedetto virus con il rischio prodotto per esempio dall'inquinamento ambientale o dal climate change, dove si assiste a molta inerzia da parte dei singoli individui e delle istituzioni. Credo che questo sia un argomento molto interessante, perché se c'è un disallineamento tra rischio reale e la sua percezione, può succedere che si inneschino comportamenti, diciamo, non appropriati. Questo vale ovviamente per tutti i tipi di rischi. Quindi, che cosa fa percepire un rischio più alto o più basso di un altro rischio potenzialmente altrettanto disastroso? Ci sono almeno 6 driver, quindi 6 determinanti che determinano la percezione del rischio. Vediamoli assieme. Il primo driver, ossia la prima determinante, è la volontarietà, cioè è più probabile che una persona accetti un determinato rischio se l'esposizione a tale rischio avviene su base volontaria rispetto ad un rischio imposto. Il secondo driver è il controllo, cioè i rischi che sono percepiti come incontrollabili in genere causano maggiori preoccupazioni. Confronta il rischio di ammalarti di una malattia che ti provoca l'infertilità per esposizione ai BPA, che sono gli estrogeni che vengono rilasciati dai contenitori di plastica, con il rischio per esempio di contagio da coronavirus. Il primo è molto sotto il tuo controllo, almeno puoi scegliere se continuare a consumare prodotti imbottigliati in plastica o preferire soluzioni più ecologiche. Il secondo è molto meno controllabile. Il terzo fattore è il grado di familiarità del rischio, cioè un rischio noto, tanto per fare un esempio, pensa al consumo della plastica monouso e del pericolo che causa a uomini e ambiente, ma di cui se ne fa ancora grande uso, è spesso più accettabile del rischio rappresentato da un'entità sconosciuta e nuova come il coronavirus. Il quarto driver è il timing, cioè le persone esposte a un determinato evento hanno maggiori probabilità di accettarne il rischio se viene imposto gradualmente nel tempo rispetto a un rischio che viene imposto istantaneamente. Ti ricorderai la storia della rana nella pentola piena di acqua che si scalda piano piano. Rischi con un potenziale esito disastroso immediato, come una pandemia, sono spesso percepiti peggiori di quelli che causano danni lenti e graduali come l'acidificazione dell'acqua o la desertificazione. Il quinto driver è la gravità. In altre parole, quante persone potrebbero venire colpite dall'evento. Il coronavirus colpisce sempre più persone, mentre non è chiaro quante persone siano colpite effettivamente in questo istante dalla tossicità delle microplastiche. Il sesto e ultimo driver è la tangibilità. Comunemente reagiamo in modo più potente, più emotivo, a pericoli associati ad un volto, a un nome o una vera vittima tangibile, peggio ancora se è vicino a noi. Al contrario, i detriti nel mezzo dell'oceano che distruggono l'ecosistema marino e mettono a rischio la sopravvivenza degli uomini non hanno alcun legame diretto, apparentemente, con la signora Maria che vive sul lago d'Iseo. Questo spiega l'inerzia della risposta pubblica alla preoccupante situazione ambientale. Quindi questi 6 driver spiegano perché il nostro sistema di percezione del rischio, che ha fatto un favoloso lavoro per farci arrivare fin qui nel lungo viaggio dell'evoluzione umana, potrebbe non essere preciso in fase di analisi del rischio. Il problema è che ancora oggi basiamo le nostre scelte più sull'emozione del momento, sugli istinti, che sulla ragione e sulla razionalità. E ciò non è l'opzione ideale per affrontare l'immensamente complessa minaccia che tutti noi dobbiamo affrontare tutti i santi giorni. Perché prima o poi il coronavirus, diciamocelo, se ne andrà, o almeno speriamo. Ma noi resteremo qui a fare i conti con l'incapacità di valutare attentamente i rischi per quello che sono veramente. Questo è importante perché è sulla base della percezione che abbiamo del rischio faremo delle scelte, da cui dipenderà la nostra salute e la nostra sopravvivenza come specie. Spero questo video ti abbia aiutato a mettere luce sulla psicologia della percezione del rischio e magari ti sia d'aiuto in futuro per valutare più imparzialmente la prossima mossa da fare. Per oggi è tutto, io vi saluto.